Una breve anteprima sulle principali notizie del nostro telegiornale di oggi, post Ferragostano, o meglio della settimana dopo Ferragosto, perché siamo già andati in onda venerdì scorso. Ritorniamo in studio e le notizie di oggi riguardano diverse cose. Prima di tutto un'importante commemorazione ieri, collegata a questa una festa, e vedrete come, che si è tenuta nel comune di Solignano nei giorni scorsi. Un problema relativo, o meglio, la differenza nella capacità di gestire l'asfalto sulle strade dei vari comuni del territorio, l'avvicendamento di alcuni sacerdoti della diocesi di Parma, che riguardano anche in questo caso la zona di cui ci occupiamo, una festa in Valceno, un'altra, questo è un periodo intenso per la Valceno. Una notizia dalla zona di Medesano, che continuano le attività e i lavori. Ed infine, per la Marcord, un pezzo che riguarda una festa che è avvenuta non molto tempo fa, alcune settimane fa. Ma vi lasciamo a qualche decina di secondi di pubblicità per poi tornare con il nostro telegiornale. Ovviamente è per noi importante la pubblicità, se non l'avessimo non andremmo avanti, anzi ne servirebbe molto di più per poter continuare ad andare avanti con il nostro telegiornale spazio informativo. Linea alla pubblicità e poi ci rivediamo tra pochi secondi. Elettrotaro Fornovo, un negozio moderno di televisori, frigoriferi, elettrodomestici e tanto altro. Ottimi prezzi a due passi da te, anche dopo la vendita. Se serve aiuto, veniamo anche a casa tua. Ci trovi in via Nazionale 127 a Fornovo Taro. Telefono 0525 2590. In una valle incantata, un angolo di paradiso per le vostre vacanze da sogno. Relay sul lago di Giuseppe Cendi. Armonia, pace e bellezze a Varsi, in Valceno. www.giuseppecenni.it. Uno dei castelli più belli d'Italia in uno dei borghi montani, secondo la CNN, più belli del mondo. E tu, lo hai mai visto il castello di Bardi? Panificio Fani, sforniamo pane, ma non solo. Dal 1990 ci trovate a Fornovo, Medesano, Varano. Mora Noleggi, noleggiamo attrezzature per tutte le vostre esigenze. Mini escavatori, furgoni, pale e tanto altro. Ci trovate a Fornovo Taro per informazioni www.moranoleggi.com. Difficoltà a trovare sulla tua TV tgparmense.net sul canale 88? Chiamaci e vienici a trovare. Ti aiuteremo a trovare una soluzione adatta. Vieni da Elettrotaro, si trova in via Nazionale 127 a Fornovo. Il numero di telefono è 0525 2590. Parmense.net è TV sul canale 88. Internet con www.parmense.net, social media con YouTube e Facebook, TG Parmense, l'informazione da un altro punto di vista. Per sostenerci e fare pubblicità scrivici a redazione @parmense.net oppure contattaci telefonicamente al 39 39 87 87 02. Signore e signori, buonasera e benvenuti a questo appuntamento nella settimana dopo Ferragosto, una settimana in cui tante persone ormai sono tornate dalle ferie, stanno tornando dalle ferie, alcune vanno, ma oramai la maggior parte probabilmente di voi hanno finito il proprio periodo di vacanza.
Partiamo con la prima notizia di oggi, che è una notizia di feste, nel senso che il periodo di feste importante del nostro Appennino sta terminando, anche se ce ne sono ancora tante diverse fino alla fine di agosto, ma una festa che abbiamo messo come prima notizia per un motivo importante che vi spiegheremo alla fine del servizio. Vi diciamo, date attenzione al finale dell'intervista che abbiamo fatto e realizzato. Siamo al telefono con Francesca Bagni, presidente della Croce Verde Fornovese, che il 15 agosto ha avuto un appuntamento piacevole. Cos'è successo, Francesca, il 15 di agosto? Allora, il 15 di agosto la nostra delegazione di Solignano ha organizzato, come ormai da qualche tempo, la festa sul prato, un momento di gioia, diciamo, di condivisione che è durato tutto il giorno, in quanto abbiamo fatto sia il pranzo che la cena. Durante il giorno ci sono stati anche altri eventi, al mattino il Vespatura, al pomeriggio ad esempio la caccia al tesoro per i più piccoli, e quindi insomma è stato un modo per passare una giornata in compagnia, una giornata di festa in un modo un po' diverso, aiutando ovviamente la Croce Verde. Quali i momenti più belli, più piacevoli secondo te, o più toccanti? Ma sicuramente a me è piaciuto molto il momento di ringraziamento che c'è stato alla sera tra una canzone e l'altra, diciamo, dell'orchestra, dove comunque i volontari della delegazione hanno avuto modo di ringraziare ovviamente tutti coloro che hanno aiutato nell'organizzazione della festa. Tutti gli sponsor, le donazioni, tra cui Bontà dell'Appennino, e ovviamente anche ringraziamenti e gli appelli che hanno fatto anche i sindaci di Solignano e di Valmozzola per cercare di recuperare qualche volontario dato il momento di difficoltà. Questo è stato secondo me il momento in cui tante forze si sono unite per dimostrare alla popolazione che ci siamo, ma che anche abbiamo bisogno di lei. Quindi anche tu fai un appello alla ricerca di nuovi militi. Qual è la situazione adesso dei Assolutamente. militi? E i militi sono pochi, soprattutto durante il giorno i volontari sono pochi, sono costretti a fare turnazioni pesanti, nel senso che si impegnano per garantirci 3, 4, delle volte anche 5 servizi alla settimana, togliendo naturalmente il tempo a quella che è la vita privata, la famiglia, eccetera, eccetera. E giustamente è il caso di dare un po' di ricambio a queste persone che si impegnano tanto e ci danno una mano, ma giustamente dobbiamo andare avanti. Quindi è un problema che tocca tutte le associazioni, perché visto che c'è stato anche l'appello della Croce Verde e dell'assistenza pubblica di Bore, ma di tante altre, è un problema un Sì, po' generale. è un momento di bisogno, insomma, parlando un po' con le altre consorelle si capisce questo momento un po' di stallo dove abbiamo bisogno di volontari per portare avanti il nostro servizio che aumenta sempre di più e giustamente richiede forze ulteriori. Il centro dell'attenzione lo vorremmo porre proprio all'appello del presidente della Croce Verde Fornovese, Francesca Bagni. C'è bisogno di volontari nelle associazioni di volontariato in Appennino quanto in città, ma più in Appennino, perché in ogni caso nel giro di 20 minuti nella parte più bassa e più vicina a Parma, nei 10-15 km vicino a Parma, un'ambulanza in 20 minuti arriva, ma per le zone più lontane, da Fornovo in su compreso, è difficile che le ambulanze arrivino 20, in 20 minuti, già ora in tante parti del territorio, a volte neanche in 40 e 50 minuti. E se dovessero venire a mancare presidi di soccorso garantiti dai volontari che ci sono adesso sul territorio, sarebbe davvero una tragedia. La soluzione sarebbe un continuo e costante abbandono della montagna. Quindi un presidio importante per la sanità sono le assistenze pubbliche e ancora più importante che ci siano dei volontari. Quindi iscrivetevi a questa associazione. A queste associazioni perché c'è bisogno del vostro aiuto, come ha chiesto il presidente della Croce Verde Fornovese, ma come abbiamo già mandato in onda un servizio in passato riguardante l'assistenza pubblica di Bore. Passiamo ad altri soccorritori, sempre sanitari, in questo caso professionisti, che purtroppo hanno perso la vita durante un soccorso. Stiamo parlando di un avvenimento di 29 anni fa, stiamo parlando di Charlie Alfa. Vediamo che cos'era Charlie Alfa. Ce lo racconta Marco Boselli, coordinatore uno dei coordinatori della centrale operativa 118 Emilia Ovest. Claudio, Corrado, Anna Maria, Angelo. Siamo al telefono con Marco Boselli, uno dei quattro coordinatori della centrale operativa 118 Emilia Ovest. Marco Boselli, che però 29 anni fa era anche uno delle persone che volava su Charlie Alfa. Cos'era Charlie Alfa?
servizio di soccorso che era nato nel luglio del 1988. E cosa è successo a Charlie Alpha, purtroppo? Charlie Alpha è andato in una missione in mezzo a, si è trovato in mezzo della nebbia, voleva concludere questa missione, voleva concluderlo come animo, voleva concluderlo perché la pressione era forte in quel periodo, e si è trovato a un certo punto in un posto dove non doveva essere per tanti motivi, ma questo se ne occupò poco tempo dopo il magistrato. Ma dove era il posto e quando è stato? Il posto era a Solonio, dove un signore aveva sparato a una cornacchia, aveva praticamente ucciso con un proiettile di rimbalzo un vicino di casa, un certo Landini, era già morto tra l'altro, ma noi non l'abbiamo mai saputo. E Solonio, distante in linea d'aria circa 9,5 km dal luogo dove invece si trova l'elicottero, cioè sul Ventasso. L'elicottero impatta alle ore 8:16:55, dopo 17 minuti di volo, impatta e si rendono conto all'ultimo istante che stanno volando contro una pietraia, che l'elicottero praticamente è stato ritrovato con il collettivo tutto alzato, in una condizione tale per cui ha cercato di evitare l'impatto. Tu ieri sei stato sul posto, sei stato sul Ventasso? Sì. Guarda, è stata un'occasione perché il 18 agosto ieri, quindi il 29esimo, e ci siamo trovati veramente in tanti e senza darci alla fine nessun appuntamento. Questo posto dove è impattato l'elicottero è una pietraia, sulla sommità su un masso c'è una bandiera italiana, c'è una croce, e in basso c'è una lapide che abbiamo posto un anno dopo la tragedia, quindi nel 91, con scolpiti i nomi delle quattro persone. La fatalità e il destino, come vogliamo chiamarli, a volte crea delle situazioni particolari, come è capitato a te, su quell'elicottero dovevi esserci tu. Com'è sì, andata? Quello purtroppo sì, è una cosa che non ho mai dimenticato, ma cerco di dimenticare, che mi ha portato ad avere sempre momenti di angoscia su questo. Ci siamo cambiati con Corrado, Gino, era due giorni. Si era preso due giorni di ferie, noi non ci prendevamo ferie perché eravamo molto attaccati, insomma, e forse anche questo entusiasmo ci ha portato anche a fare, a strafare, e quel giorno sì, ci siamo cambiati qualche ora prima, la sera prima di turno, perché un'amica si sposava e doveva partecipare al matrimonio, ed è accaduto quello che è accaduto. Insomma, il motivo per cui abbiamo dato in rilievo a questa prima festa a Prelerna della Croce Verde Fornovese è questo: farvi capire che noi spesso parliamo di cronaca, ma fortunatamente in tante occasioni la cronaca non diventa tragedia grazie alla presenza di questi volontari. Andiamo avanti con un altro servizio, un servizio che riguarda le strade, uno dei problemi più grossi del territorio appenninico. Abbiamo intervistato un sindaco della Valceno che ci ha raccontato il perché le sue strade siano meglio di quelle di un comune vicino. Vediamo di chi si tratta e vediamo di quali comuni stiamo parlando nel prossimo servizio. Varsi è uno dei paesi in cui le strade sono in ordine. Come fa Varsi, a differenza invece di Bardi, che sono piene di buche, messe molto male? Come siete riusciti ad avere delle strade così in buone condizioni, peraltro con asfalti nuovi anche recentemente, e magari anche se ci sono degli altri interventi previsti a breve? Ma diciamo che negli anni l'amministrazione Aramini è sempre intervenuta, sempre intervenendo, facendo diversi tratti, diversi pezzi, ecco. E questo è quello che intendiamo fare anche noi, continuare su questa strada e fare diversi interventi. Prevediamo anche noi, ci sono già stati segnalati alcuni tratti, si tratta comunque di brevi tratti e sicuramente verranno asfaltati. E dove trovate le risorse, che adesso sembra che non ce ne siano mai, quindi... Ma devo dire che noi abbiamo ereditato dall'amministrazione Aramini, in questi anni hanno accantonato, hanno sempre avuto, diciamo, dei bilanci molto positivi, e ci troviamo adesso a poter spendere una parte di questi soldi sulla viabilità. Sicuramente spenderemo qualcosa anche sui cimiteri, e un altro grosso problema è il discorso dell'illuminazione, vogliamo portare tutti i lampioni con le luci LED. La diocesi di Parma, con il suo vescovo Enrico Solmi, ha deciso di fare alcuni spostamenti e avvicendamenti di sacerdoti in diverse parrocchie di tutta la provincia, o meglio di tutta la diocesi, perché la provincia di Parma
è toccata da ben quattro diocesi. La parte che riguarda la diocesi di Parma ha visto l'avvicinamento di alcuni sacerdoti e noi abbiamo focalizzato l'attenzione a quelli che sono più o meno in qualche modo coinvolti con il territorio di cui ci occupiamo, con il TG Parmense, della Valcene e della Bassa Valtaro. Nel giorno di Ferragosto, che per la maggior parte delle persone non è noto, ma è il giorno dell'Assunzione della Madonna in cielo, il vescovo Enrico Solmi, dopo le due nomine relative alla curia diocesana e al seminario vescovile, ha reso noto l'affidamento di nuovi servizi pastorali ad alcuni presbiteri e persone consacrate. Tra i criteri ispiratori di queste scelte, l'attuazione del nuovo assetto della diocesi per consentire alle nuove parrocchie e alle zone pastorali un adeguato ministero presbiteriale che, oggi più che mai, richiede comunione ecclesiale e concreta collaborazione tra presbiteri, tra persone consacrate e comunità. Noi ci siamo occupati prevalentemente dei sacerdoti collegati al nostro territorio, partendo da Romano Quagliotti, che non è e non arriverà sul nostro territorio, ma è del nostro territorio perché ha origini fornovesi. Don Romano Quagliotti lascia la parrocchia di Santa Maria Maddalena in Castelguelfo di Pontetaro e Pontetaro per divenire presbitero moderatore della nuova parrocchia numero 35 dei Discepoli di Emmaus e parroco delle comunità che la compongono, cioè San Polo, Torrile, Gainago e Sant'Andrea, a seguito del trasferimento ad altro incarico del sacerdote precedente, Don Daniele Bonini. Veniamo invece a quelli più legati a noi. Don Francesco Ponci, al momento presbitero moderatore della nuova parrocchia numero 20 e parroco di Fognano e Ieroncopascolo, diventa presbitero moderatore della nuova parrocchia 47 di San Giacomo sulla Via Francigena e parroco di San Pantaleone in Medesano e San Nicolò in Miano, a seguito della rinuncia di Don Gianni Torri. Ed è questo uno dei sacerdoti più importanti perché è quello che prenderà il posto del oramai da tanti anni sacerdote e moderatore della parrocchia di Medesano e di alcune sue frazioni, che è Gianni Maria Torri, peraltro originario proprio di Medesano e in particolar modo di Miano. Saliamo sui nostri monti dove Don Wieslao Martuzeschi, canonico regolare lateranense, si trasferisce al servizio della nuova parrocchia numero 43 di Berceto, quindi salirà verso i monti e andrà ad aiutare Don Giuseppe a Berceto. Invece, per ciò che riguarda Don Gianni Maria Torri, si pone al servizio della Basilica cittadina di Santa Maria della Staccata e per ulteriori impegni in centro diocesi. Restiamo nel comune di Medesano con un servizio che fa un prima e un dopo su alcuni interventi appena terminati o che stanno terminando sulle strade di questo comune. Come abbiamo già raccontato in un precedente servizio, Medesano è al lavoro. Diversi gli interventi lungo le strade comunali e provinciali che passano sul territorio di Medesano e vi facciamo vedere l'immagine di un prima e un dopo. Questa è la strada SP54 vicino alla località Case Mezzadri, dove la provincia ha ripristinato la viabilità in maniera tradizionale. Prima la situazione era questa. Ora la situazione è diventata questa, il traffico veicolare è ritornato ad essere a doppio senso di marcia e alla normalità. Tutto questo grazie alla provincia che è stata ringraziata sul profilo Facebook del comune di Medesano proprio dall'amministrazione comunale. I lavori sono quasi terminati, infatti. Prima di passare al prossimo servizio, ovviamente volevo fare una precisazione che quello che avevamo detto sulle assistenze pubbliche vale anche per le Croce Rosse. Tutti fanno parte di una grande famiglia e tutte le associazioni, sia Croce Rossa che assistenze pubbliche, sono fratelli che lavorano per il nostro bene, per il nostro territorio. Quindi c'è bisogno di volontari anche nelle Croce Rosse, Berceto, Bedogna, Medesano, tutti i punti fondamentali per il soccorso del nostro territorio, come quelli che fanno parte dell'ANPAS, dell'Associazione Nazionale Pubblica Assistenza, come Fornovo, Bore, Varsi, Bardi, Pellegrino, e Borgotaro, vabbè, chiedo scusa se me ne dimentico qualcuna, Solignano. Insomma, bisogna dare una mano, bisogna mettersi anche noi la giacca da volontario per aiutare queste associazioni, ma soprattutto a noi e le nostre famiglie. Andiamo avanti con un'altra notizia dalla Valceno, tante le feste che ci sono state nel mese d'agosto, quindi infatti questo mese è stato pieno di appuntamenti e di notizie che riguardano le feste sull'Appennino, momenti in cui l'Appennino è vivo e tanti sono i segni di vitalità di questo territorio, come la possibilità di rinascere, far ripartire una festa dopo più di 10 anni
che non veniva portata avanti e realizzata. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio. Siamo al telefono con Valerio Serventi del gruppo San Leonardo di Contile. Nei giorni scorsi una bella festa in una cornice suggestiva. Abbiamo ripreso una festa che facciamo negli anni scorsi, facciamo in piazza, naturalmente adesso no, con le nuove regole, nuove norme non si può più, abbiamo fatto tutta la serata da chiesa, la cosa è andata molto bene, il paesaggio, il luogo è suggestivo perché è su un cucuzzolo sopra il paese. Questo cambio di location quindi è migliorato come posizione, come bellezza o peggiorato? No, è migliorato sicuramente, 100%. E invece il numero delle persone raccolte sarà calato, no? C'è più spazio. Il numero di persone raccolte c'è un po' meno spazio, però è più suggestivo come luogo. Poi era la prima che facevamo dopo tanti anni, c'era anche un po' di paura, la paura che finisse troppa gente, allora c'era un sacco di gente nella festa di Contile. Come si è organizzata? Ci ho visto che c'erano anche degli artisti di strada, come sì, avete fatto? Dobbiamo ringraziare, non il gruppo San Leonardo di cui faccio parte, ma c'è un'associazione, si chiama Associazione Dolce Acqua, che lavora a Contile da qualche anno e gestisce il circolo. E ha organizzato questi eventi, c'erano degli artisti in strada, c'era anche un piccolo mercatino di solidale sulla piazza. Quando è stata l'ultima volta che l'avevate fatta? Da quanto tempo non la facevate? Sono passati circa 10 anni, nel 2007, 10-12 anni, adesso non mi ricordo bene, comunque sì, sono 10 anni che che ne facciamo più la festa. Da chi è nata l'idea di ripartire con questa bella festa, che peraltro c'era venuta anch'io, mi sa? Siamo ripartiti perché astronauti sono stati quei ragazzi qua, che sono attivissimi, Dolce Acqua, parlo sempre. Sono qualche anno che ci sprono a rifarla, rifatta, finché sono riusciti a farci ripartire. A convincere. Quanta gente c'era più o meno? Sono 200 persone, quello che ci aspettavamo, sì, anche perché di più non potevamo... Certo, dovete ringraziare qualcun altro per la buona riuscita dell'evento? Ma sicuramente l'amministrazione comunale che ci ha dato il permesso di poterlo fare. E poi questi ragazzi, del Dolce Acqua. E poi anche tutte le persone che ci hanno aiutato, naturalmente. Eravamo in tanti, eravamo una quarantina, ammucchiare 40 persone in un paese piccolo come Contile non è facile. Veniamo alla pagina del meteo, le previsioni per i prossimi giorni, temperature ancora in aumento per la giornata di domani e dopodomani, con temperature che si attesteranno tra i 21 e i 33 gradi nella giornata di domani nella zona di Collecchio e tra i 21 e i 33 uguale anche nella giornata di mercoledì sempre nella zona di Collecchio, Medesana e Fornovo ovviamente. Nubi sparsi in alcune occasioni, tenete conto che le temperature, nonostante che il termometro segni 33 gradi, saranno percepite come 36 gradi a causa dell'umidità nell'aria. Salendo ovviamente più in alto sul nostro Appennino, le temperature si fanno più gradevoli con Varsi, che ha temperature comprese tra i 19 e i 31 per la giornata di domani e tra i 18 e i 30 nella giornata di mercoledì. Previste per la giornata di mercoledì delle piogge con schiarite in Appennino, vedremo se scenderanno anche a valle, con precipitazioni modeste o lievi a partire dalle 17 fino attorno alle 21 di mercoledì. Lo stesso vale per la zona di Bole, dove però le temperature sono ancora più piacevoli e non si supereranno mai i 30 gradi. Infatti per la giornata di domani ci arriviamo vicino, ma sopra gli 800 metri ci stiamo sotto, questo vale per la zona di Bore, ma anche per quella di Pestre e tutte le zone sopra gli 800 metri, temperature comprese tra i 15 e i 29 gradi, mentre per la giornata di mercoledì tra i 13 e i 27 gradi, 13 gradi, ci vuole effettivamente alla sera tardi una bella felpa anche un po' pesante per poter sopportare questa temperatura. Anche qui nella zona di Bore sono previste piogge con schiarite, però in un orario compreso tra le 16 e le 20, non dovrebbero esserci nella sera più tarda. Una breve anteprima su alcuni appuntamenti del fine settimana importanti, però li approfondiremo entrambi meglio nell'appuntamento di venerdì. Il 25 agosto a Pieve di Cusaleggio a Valmozzola vi sarà una pedalata non competitiva, Mountain Bike Barigaz Adventure, patrocinato dal comune di Valmozzola. È la prima prova del campionato escursione Acli Par Mareggio,
aperta ai tesserati, a tutti quelli che vogliono partecipare. Ritrovo ore 8, partenza alle 9 per le e-bike, 9:10 per le mountain bike, dove a Pieve di Cusaleggio, nel comune di Valmozzola, in una zona peraltro molto bella, vicino al famoso castello di Pieve di Cusaleggio di Valmozzola, dove morì un importante il più importante esponente della più importante famiglia nobiliare e medievale del Parmense, che sono i Pallavicino. Costo per escursione 10 euro, percorso circa 33 km con 1300 metri di dislivello. Per quel che riguarda la parte competitiva, 26 km, 900 metri di dislivello per quella meno competitiva. Variante extreme solo per alcuni esperti. Quindi insomma un appuntamento per gli amanti di mountain bike, ma non solo, nella Val del Mozzola, ma è a cavallo con la Valceno, quindi nella zona di Pieve di Cusaleggio, sotto il Monte Baragazzo, come diceva. Poi fine settimana prossimo a Borgotaro, dedicato al premio Lattuari e premio Laquara, premio letterario famoso oramai in tutta Italia, con appuntamenti che partono da venerdì 24 agosto, per poi arrivare a sabato 24 agosto, dove dalle ore 18 inizieranno e vi saranno le premiazioni finali del concorso letterario. Ma anche di questo ne parleremo nel prossimo telegiornale. Ed ora con questo siamo arrivati al termine del telegiornale di oggi. Vi ricordo che subito dopo andrà un piccolo speciale con le immagini della festa su Monte Barigazzo di luglio. E alcune altre immagini sempre sul nostro territorio, per poi arrivare all'appuntamento con il telegiornale della Alta Valle di Radio Telappennino Parma e dopo proseguire con la programmazione della nostra rete, Canale 88, Radio Telappennino Parma. Grazie per l'attenzione che ci avete concesso anche questa sera. Vi auguriamo di trascorrere una piacevole settimana, sia per chi è in ferie, sia per chi è tornato al lavoro. Ci vediamo con voi mercoledì sera, domani sera, la replica della puntata di oggi. Siamo qua con Paolo del Taro Taro Story. Ascolta, come mai qua in Barigazzo? Ma sono venuto qua tra amici perché con Paolo Moglia c'è un'amicizia che dura da anni e quindi oggi pomeriggio sono venuto qua a divertirmi insieme a loro per questa bellissima festa. È la prima volta che vieni qua? È la primissima volta. Cosa ne pensi? Penso che sia una cosa da ripetere assolutamente perché è una bellissima. Un bellissimo pomeriggio passato in compagnia. Con Paolo Moglia, è lui che ti ha contattato. Sì, è lui che mi ha, diciamo, siamo amici da vecchia data e quindi sono venuto anche per lui. Voi come Taro Taro è molto che esistete. È dal 2006 che ci stiamo girando per la provincia. E diciamo che abbiamo fatto Vi conosco, vi conosco. abbiamo fatto ballare migliaia di persone in Sì. tutta la provincia. Ma in quanti DJ siete dietro? Siamo in tre DJ storici, diciamo, che ci alterniamo nelle varie serate. E vuoi dire il nome dei tuoi colleghi? Gianluca Pongolini, Mario Trivei e Paolo Alfieri. Va bene? Va bene, ti ringraziamo molto, buona serata e buon Grazie, proseguimento. grazie. Noi siamo della Valceno e TG Parmense. Valceno e TG Parmense. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Grazie anche al sostegno della Valfor. Solo Paolo, che è uno degli sponsor ufficiali del Monte Barigazzo anche. Ultimamente sì. Come mai hai avuto l'idea del Taro Taro quest'anno? Perché loro, io sono anni che sponsorizzo la loro festa principale alla Corte di Gerola e in cambio loro tutti gli anni mi devono una serata che poi io decido dove farla. Quindi quest'anno è stato scelto il Barigazzo anche perché non ci sono mai stati e il contesto merita. Ascolta, quanti anni è che tu sponsorizzi qua questa festa? Sì, qualcuno, dai, diciamo qualcuno. Tu sei sempre presente, naturalmente. Sì, se posso, volentieri, anche perché è un posto bellissimo, uno si rilassa e ottima cucina, come sempre. Hai mangiato qua, sì? Sì, Hai c'erano mangiato? fatto.
Hai mangiato bene? Benissimo, ho fatto 12.000 tortelli e non ce n'era per tutti, quindi detto che hanno finito. E sono arrivati molti più ospiti di quelli che pensavano, però è andato tutto bene. Io vi ringrazio, è stato bello e viva Valcena!